Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Bruins TV e oggi siamo su Driver Parallel Lines ed è un nuovo let's play che ho deciso di iniziare che prenderà il posto di Half-Life perché purtroppo non mi funziona più Half-Life di nuovo e stavolta non ho idea del motivo e peccato perché era un bel gioco, un po' lungo ma vabbè. Allora ho deciso di sostituire questo let's play di Half-Life con Driver Parallel Lines, che è un altro gioco che mi è. Cioè, non l'ho mai giocato, però da qualche video che ho visto in rete così mi ha convinto, insomma. È un free roaming alla GTA, anche se è un pochino più limitato nella libertà, però la storia sembra abbastanza ben fatta e l'ambientazione sembra coinvolgente, poi ovviamente lo scopriremo fra poco. E questo gioco non è che ha ricevuto una buona critica all'epoca. È del 2007, quando uscì, ricevette molti contro più che pro, ecco. Perché appunto la gente si lamentava che a livello tecnico non era così eccellente. Vabbè, rispetto poi a GTA era limitato nel cazzeggio, ma un gioco non si deve solo giudicare dal cazzeggio, anche dalla storia, io la penso così. E niente, il modello di guida però mi hanno detto che è fantastico, a parte quello delle moto. E la cosa mi fa arrabbiare perché a me piace guidare le moto appunto nei giochi, e nei giochi simili al GTA il modello di guida delle moto ha sempre fatto schifo. Non ne so il motivo. Allora, creiamo un nuovo profilo e vediamo un po', lo chiameremo Pruitz. Giustamente. E ora godiamoci il filmato introduttivo. Appena il mio computer si decide a caricare. Ok, ce l'ho fatta. Nel 1978 New York era il posto più bello al mondo. Tutti, me incluso, venivano qui in cerca di se stessi, divertimento o sesso. Ero appena arrivato nella Grande Mela, un ragazzo di campagna intenzionato a fare carriera. Dopo poche settimane mi sentivo a casa. Conoscevo ogni strada, ogni via, ogni vicolo cieco. Avevo 18 anni e crescevo più in fretta che potevo. Avevo una camera a Hunts Point, sopra il salone d'auto di Ray. Lavoravo facendo da esattore per i fratelli Carlotti o distruggendo negozi di liquori. Se mi serviva qualcosa, non dovevo far altro che andare in uno dei Joe's Diners e rubare i soldi ai fattorini. O magari correre in pista. Dal New Jersey al Queens, dal Bronx a Battery. Questo era il mio territorio. Era la mia casa. Chiederai cosa ho fatto per meritarmi questo ben di Dio, perché la fortuna mi ha sorriso. Te lo spiego. Ero un autista ed ero il migliore. Trovato ciò che cercavi? Spostati, cazzo! Oddio, ma questo è Yanko! No, la voce è uguale, ragazzi, avete sentito? Scusate, non dovevo rovinare il filmato in questo modo. Credo che stia per iniziare la nostra prima missione. Oh, Yanko, Yanko, cosa stai combinando? Oddio, quello era il camion dei pompieri. Mi spiegate cosa c'entra il camion dei pompieri in tutto questo? No, vabbè. Ah, ok, la polizia. No, io ho visto un camion dei pompieri. E dove stai andando? Oddio. Mi sa che qui si inizia col botto, ragazzi. La musica è fighissima. Ok, la polizia si è già distrutta, perfetto, non devo fare niente. No, mi sa che. Sì, vabbè, che guida eccellente. Ok, perfetto, tocca a me adesso, ragazzi. Farò vedere quanto sono bravo. Oddio, oddio, oddio! Porca puttana. Via, 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 via. Non ho neanche letto cosa c'era. Oddio, no! Non mi sparate, non ho fatto niente di male. È tutta colpa di Yanko. Yanko, fai cagare, è tutta colpa tua, eh.
Cos'è? Eri stufo di morire su Dragon Ball e adesso ti sei messo a rapinare negozi di liquori. Vabbè ragazzi, ho seminato i poliziotti. Cosa sono questi colpi di lag? Meno male che tra un po' mi arriva il PC nuovo. Sì, dico sempre tra un po', poi dopo è già passato quasi un mese. Io boh. Scusate questo commento fuori. Vabbè. Sulla minimap, poliziotti, obiettivi. Ok, vabbè. Classico suggerimento di questi giochi. La musica devo dire che è ben fatta. Diciamo che dipende dall'atmosfera di New York. Urca. Meno male che questo qui doveva essere il migliore degli autisti, eh. Vabbè, con me la guida non lo so. No, no! Stupidaggine, non poteva girare prima. Stai zitto, Bianco, va. Sono tentato di provare qualche altra macchina, ma c'ho il tizio qua che è sopra che continua a lamentarsi. Un altro colpo di lag, vabbè. Sopportateli, prima o poi finiranno. Oh yeah. Questa macchina è abbastanza facile da guidare. Stiamo arrivando anche all'obiettivo. Scusa. Sì, va bene. No, aspetta, va bene qui un cazzo. Va bene qui. Ti ringrazio, ragazzo. Adesso sparisco. Sì, vai a morire, va, Yanko di merda. Tutta colpa tua se la polizia mi segue. Bene, dobbiamo andare a sto punto qua. Ok. Bene, andiamo in questo. Oddio. Che cazzo è successo alla musica? Vabbè. No, non faccio domande. Ui. Tizi in moto che vanno dispersi. Scusa. Sì, mi fermerò a fare. Scusa, ancora. Oddio, gli è partita tipo la freccia. Fermerò a fare la consultazione amichevole non appena porterò questa macchina al sicuro. No, non ci contare, non lo farò mai. No, lag. Il lag mi causerà un po' di problemi. Almeno finché non avrò un nuovo computer. Sì, questo computer sta per morire. Ma non farlo ora. L'ambientazione mi sembra abbastanza curata. Ovviamente per un gioco del 2007 lo trovo un po' sottotono. Perché comunque si poteva fare qualcosa di meglio. Fate conto che GTA San Andreas è del 2004. Però vabbè. Un po' spoglia, ma neanche più di tanto. Fate conto che siamo a New York, la grande mela. Allora. Qui faccio. No, scusa, No, scusa. Ma non rompere il cazzo, te. Scusa, No. Non volevo farlo apposta. Stai bene. Ma stai dormendo. Sta dormendo. Cioè, ecco perché poi dopo facciamo gli incidenti. Cioè, guarda, vai in giro e dorme. Ma vergognati. Cioè, questo dorme in macchina. Vabbè. Non ho parole. Cioè, la gente qua va in giro, vaffanculo, pure te. La gente qua va in giro guidando le macchine mentre dorme. Vabbè. Tutti sonnambuli. Ah, che vergogna. New York degli anni 70. Sì, va bene. Ti pagherò le spese ospedaliere. Contaci. Oddio. Possibile che ogni volta che mi devo schiantare devo fare tipo una specie di effetto boom. Ma scusate ragazzi, ma io non resisto. Moto. È bello. E ci schiantiamo contro un palo. Si può impennare? Dimmi di sì. Così no. Che cazzo ho fatto? Ok. Non toccherò più il tastone mentre sono in moto. Si è suicidato momenti. Ok, così non impenna. Mi sa che non si può impennare. Se si può impennare, che merda. Cioè, voglio impennare, ragazzi. Sì, comunque. Oddio, col mouse si impenna. No, che figata unica. Questo non lo sapevo. Ma dove sto andando? Sì, oh madonna, come cazzo cammina. Sì, ragazzi, questo gioco mi sta già piacendo abbastanza. Vabbè, ho fatto solo una prima missione. E ora. Altro filmato e sto zitto. A casa Ray era il modello da imitare.
Andò a New York nel 75 per fare l'autista. Poi ebbe un incidente e non guidò più. Quando non era impegnato a perdere a carte, si guadagnava da vivere occupandosi di macchine. Ho fissato un appuntamento con un pezzo grosso. Cosa? Tutti hanno una camminata, come dire, o nigga style, roba del genere. Ti ho fissato un appuntamento con un pezzo grosso. Grazie, ma preferisco di no. Allora continua a lavorare per i negozi. Ci è rimasto male. Non mi serve il tuo aiuto, Ray. Chi è la figa? Funky Rabbit. Wow. Madonna, che camminata stilosa, ragazzi. Cioè, Sling. Cioè, no, ragazzi, guardate che roba. Questo gioco sprizza anni 70-80 da tutte le parti, comunque. Io sono l'autista. Minchia, fatti figo più. Sei solo il tassista di qualche teppistello. Oh, zittito. Sta bene così. Spettacolare. Ray dice che hai del potenziale. Sei ambizioso? Vuoi vivere il sogno americano? Come ogni gioco. All'ultimo grido, TV a colori in ogni stanza e donne a volontà. Voglio un PC fisso. Vuoi diventare qualcuno? Sì, voglio diventare qualcuno. Qualcuno che sappia guidare. Sì, così, dolcezza, fallo ancora. Adesso più piano. Ok, tu brutto slink di merda mi farei censurare il video per questo, lo sai? Che sappia tenere la bocca chiusa. Io che ci guadagno? Ragazzo, ti coprirò d'oro e guiderò il tuo culo bianco baciato dalla fortuna verso la terra promessa. Vuoi portare in Palestina? Per quale motivo? Cosa ho fatto di male? Ci penserò su. La fortuna bussa alla tua porta, ragazzo. Non lasciarla fuori. Troppo figa la camminata. Via alla prossima che tocca a lei. Cioè no, ragazzi, la nostra camminata è troppo bella. Aspetta, voglio vedere se posso farla anch'io. Scusate, sto leggendo, allora. Sì, ok, icona della mappa. No, aspetta. Dimmi che c'è un tasto per farlo camminare. No, devo assolutamente... No, dai. Cioè, questo qua corre, non cammina, vabbè. Contento lui. Così non lo fa camminare, così nemmeno. Forse con questo. Boh, vabbè, adesso non ci voglio dividere i tasti. No, ragazzi, io direi di fare ancora un'altra missione, ma tanto sarà facile, spero. E poi per questa parte la chiuderemo così. Con Ehi, amico, sono Slink. Ecco, Slink. A proposito di quella opportunità, c'è una vettura a mio nome a Hunts Point. Vai a prenderla e portatela. Sarà la tua prova d'ammissione. Se la supererai. Devo dire che i filmati di introduzione delle missioni sono abbastanza fatti bene. Questa cosa. Nuovo al volante. Ah, addirittura ti dicono tutti gli obiettivi della missione. Bene. Quindi recupera il veicolo distrutto, riportalo da Rex, riparalo e portalo a fare un giro. Ricevuto, Slink. Farò questo solo per te. Solo per gli afroamericani degli anni 70. Forza, entra. Andiamo a divertirci. Andiamo a prendere il veicolo. Oh, cazzo. Meglio che sto attento a guidare perché sono un disastro unico. Vabbè, curva fatta da Dio. Godiamoci una canzone da anni 70. No, qui non c'è nessuna veicolo, vabbè. Non fate caso a quelle cazzate che sparo ogni tanto. Sono proprio made in Pruitt. No, scusa, Cioè, allora, io vorrei dire una cosa, ma come cazzo guidi? Cioè, no.
È inutile che vai contro la macchina, no? Adesso ne parliamo, eh. Vieni qua, vieni. Ma che cosa sta facendo? Non posso tipo menarlo? No, è un tirargli un cartone in faccia o robe simili. Che cazzo? Aspetta che faccio una mossa ninja. Ok. Ehi, tu. Ah, ti giro attorno per disapprezzo. Ma che lo faccio, eh? Vabbè, ho capito. Tanto la macchina è qua. Tanto vale che vado a piedi. Graficamente devo dire che per essere del 2007 è fatto abbastanza bene. Poi sapete che a me non me ne frega niente della grafica, quindi per me è già, questa qui per me è già una bellissima grafica. Cioè, alla faccia delle robe moderne, super pompate, ma che diamine me ne frega. A me basta questa grafica, l'importante è che il gioco sia divertente. O no? Comunque ho preso una macchina alquanto ridotta male. Molto male. Una stella! Adoro le stelle! Yeah! No, non volevo farlo! Che cazzo è successo? Che minchia è successo? No, voi dovete spiegarmi che cazzo è successo. Cioè, no, veramente. Che cosa ha fatto la macchina? Tipo, ha ruotata nell'aria da sola. Beh, non voglio andare oltre. Andiamo subito a riprenderla. Scusate per il cazzeggio. Questa è tutta colpa del tizio che non sa guidare. Andate a fanculo tutti. E tu che cazzo ci fai qua? Dovresti guidare nell'altra corsia. Ah, ti supero. Ma che cazzo ho messo i pedoni in questo posto? Che cavolo la... No, cioè, scusa una cosa. Mo' mi avete rotto il cazzo, eh. Cioè, pure te. Come cazzo vuoi? Vieni fuori da quella macchina. Ma non c'è nessuno in quest'auto. Mistero. Oh, guarda questa auto da ninja. Questa me la prendo io. Guardate che figata. Questa auto è bella. Aspetta, era qui. Sì, era qui. Ok, adesso mi recupero l'auto. Andiamo subito a portarla lì senza far cazzate, senza prendere stelle. Devo dire che non si può cambiare musica, ma le musiche che ci sono nella radio sono molto belle. Che cazzo è successo quel tizio in moto? Non voglio neanche saperlo, guarda. Questa città cadono fatti strani, troppo strani. Sarà l'influenza degli anni 70. E io trovo sempre quei taxi di merda che vanno a 2 all'ora davanti al culo. Incredibile. Pullman non passerai, passo prima io. E adesso divertiamoci a far cosa? Ecco come funzionano le cose. Ah. Qui è dove avviene la magia, dove controlliamo le condizioni del veicolo, come il livello di crimine, i danni e i serbatoi della nitro eventualmente montati sul mezzo. Di qua ci occupiamo delle caratteristiche della vettura, come la tenuta di strada, l'accelerazione e la velocità massima. Puoi anche vedere il nome dell'auto qui e il suo valore qui. Bene, rimettiamo a nuovo questo ammasso di ferraglia. Ok, credo che devo ripararla, quindi facciamo sì. Una volta in strada, magicamente l'auto diventa di lusso. Sì, ho capito, dovrò togliere il livello di crimine. Ok, abbiamo finito. Ora almeno non rischierai di rimanere a piedi. Non voglio di farti parlare. Conosco bene Slink. Ho un sacco di accessori, vediamo un po'. Intorno. E visto che oggi sono di buon umore, puoi prenderne uno gratis, ma solo per stavolta. Scegli quello che ti pare. No, io lo prenderò sempre gratis. Che sennò, cioè, io sono Pruitt, ma tu non mi conosci. Cioè, ma no, cioè, te devi fare. Devi cominciare a scriverti i nomi della gente importante che conta in questa città. Cioè, guarda questo qua. Te lo do gratis solo per stavolta. Ma tu non mi conosci. Cioè, vabbè. Allora, vetri scuri, antiproiettili, gomme antiproiettili. Prendo i vetri antiproiettili perché mi ispirano un casino. Ok, ragazzo, basta così per ora. Il lavoro. Però non hai cambiato chiama. Un cazzo. Hai bisogno d'altro, torna pure. Oh, vernice, sì, vai. Ora viene la parte divertente. Diamo un tocco di vivacità a questa carrozzeria. Ho le migliori vernici di tutta la città. Scegli pure il tuo colore. No, nera no, rossa nemmeno.
So io come metterla. Viola, così piacerà a quel nigga. No, così no. No, sì, dai, viola, viola. Viola come quella dei Saints Row, vai. Accetta. Sei sicuro? Ok, Sì, accetto, ragazzi, lo puoi accetto. cambiare idea in ogni Sì, momento. pezzi da Conosco corsa, anche un tizio che fa motore. dei lavori di verniciatura sì, personalizzati. certo. In questo Molto garage puoi dare una interessante, sistemata a sì, tutte le certo. auto Metti che via ti il veicolo. procuri. Ah, posso pure Se vuoi, tenerli, puoi bene. custodirle qui. Sì, Io terrò un registro con ciao. tutti i lavori che Sì, farai. certo, molto interessante, ma scusa, devo andare a fare qualcosa. Ehi, ragazzo! Ray, è bello vederti. Slink. Wow, hai davvero le mani d'oro, ragazzo. Queste macchine sono una figata. Ray, Ti collega il piace, baracchino all'auto. Sicuro? Useremo quello per parlare? Dobbiamo rimanere in contatto per un po', ragazzo. Perché Devo si capire tiene se una sei la mano sul persona che può pacco? fare al Perché garage. cammina Tre come dei se miei tipo uomini avesse un palo metteranno nel la prova culo? misurando la tua Scusate, velocità ma non mentre posso evacui non un manico alla ridere. polizia. Al primo devi andare a 60 Cioè, cosa all'ora con da sta 70 e al ballando? terzo voglio che tu vada Sta almeno a 100. camminando. Hai le palle per farlo, ragazzo? Tipo, dice, io ho bello zio Nick. Scusatemi. Non ho neanche capito cosa devo fare. Ok, devo superare il rivelatore di velocità, va bene. Quest'auto tutta viola, alla Saints Row. Cioè no, ragazzi, Slink l'ho conosciuto da poco, ma è già il mio mito. Allora, via di qua. Dunque, credo devo andare di qua, devo cominciare a spingere sull'acceleratore. Vai che sta macchina di 60 li supera. Quindi non è un problema. Scusa. Come prima missione non mi sembra difficile. Oh yeah. La 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 la. No, no. Scusa. Sto tipo uccidendo 1000 persone. La freccia dice andare di qua, scusami. Tranquillamente arrivo a 100 addirittura, cioè ragazzi, questa macchina è troppo figa. Bene, ci manca solo l'ultimo rivelatore. Oh cazzo! No, no. No, no, dimmi di no. No, non ci posso credere. Cioè, ma io non lo faccio apposta, dai. No, devo rifare tutto da qua. Sentite, taglio il video perché sennò vi annoio io troppo e ritaglio quando. Vabbè, ci sentiamo fra poco. Bene, ragazzi, rieccoci col video. Allora, ho fatto la missione, era una stronzata, cioè, io come al solito sono un coglione e combino sempre disastri. Però vabbè, cercherò di non farne più di questo livello. Bene, allora, in poche parole vi riassumo cosa è successo. Ho fatto una missione e il Slink mi ha detto che posso tenermi l'auto. Quindi questa meravigliosa auto viola è mia. Mi ha detto di raggiungerlo al prossimo obiettivo. Ma tutto questo, signori e signori, lo vedrete. Aspetta, lo faccio dire anche da lui. Allora, aspetta. Facciamo bene le cose. Allora, signori, la prossima parte di Driver Parallel Lines. Vedrete questa nuova missione che riguarderà l'uso delle armi. Quindi preparatevi a nuovi fail da parte di Pruitt. Detto questo, la smetto di parlare come un coglione e ruberò quest'auto. Ciao ciao!